Abbiamo valutato che alla luce della gravità delle accuse, del non moltissimo tempo che abbiamo avuto, al momento abbiamo preferito soprassedere. Valuteremo più avanti se farci sentire poi dai magistrati. Purtroppo la vicenda lo ha colpito profondamente, anche perché essendo uomo di comunicazione si rende conto di quello che sta succedendo ed è molto provato. Questo è un aspetto personale che lo ha profondamente ferito, perché vi posso dire che mai il signor Pasquaretta ha minacciato o estorto alcunché alla sindaca. Questo però fa parte delle indagini, perdonate, mi sento di dire che da un punto di vista personale il loro rapporto era buono e ci auguriamo che rimanga buono, del resto parleremo poi più avanti con i magistrati. Questa consulenza nella staff comunicativa della sottosegretaria dell'economia Castelli, lui come la giustifica? Faceva parte di quelle occasioni di lavoro che un professionista della comunicazione che si muoveva in un ambito anche politico ha avuto occasione di recuperare, non c'è niente di segreto, niente di particolare in questo. Contratti con il parlamentare Beghin, parlamentare europea, non mi risultano, ci sono stati dei contatti, ma io non ho notizie di contratti.